ragazzi, sono Happy. Bentornati su Mega Wow! Amici, festeggerete il carnevale? Io l'anno scorso mi sono vestito da T-Rex. E quest'anno invece non ho ancora deciso. Voi da cosa vi vestite? Avete qualche consiglio per me? Ho un sacco di costumi. Principe, chirurgo, maestro d'arti marziali, pirata. Sono veramente indeciso. Fatemelo sapere nei commenti. E intanto guardiamo il video di Lilla. Nel soggiorno di Fiorellina servono i preparativi per la festa di carnevale finché non arriva Sia a controllare la situazione. Ehi, ciao Fiorellina! Come procedono i preparativi per la festa? Ciao Sia! Ho appena finito di fare gli inviti per le ragazze. Io, tu, Unicorn, Britney e Avril. Ottimo! Mi raccomando, non spedire l'invito anche a Teens. Ovvio che no, assolutamente. Bravissima! E adesso dobbiamo metterci a fare la lista. Servirà... vediamo un po', dolci, addobbi e poi... E beh, abbiamo pensato al tema per la festa di carnevale? A tema principessa. E va bene, andiamo a recuperare le maschere allora. E dopo passiamo dal negozio di dolci. Per quello ci sono sempre. Quello che le ragazze però non sanno mentre stanno confabulando per i preparativi alla festa è che Teens era arrivata lì per salutarle e ha sentito inavvertitamente tutta la discussione. Che tristezza! Pensavo, anche se sono nuova, di essere loro amica. Non ci posso credere. Oh, beh, ma quelle due me la pagheranno. Non starò qui a farmi maltrattare. Sono state veramente crudeli a scartarmi dalla festa. Allora, sai che c'è? Io gliela rovinerò quella festa. Niente festa per nessuno. Dai, Fiorellino, andiamo a fare la nostra prima commissione. E porta anche gli inviti, così iniziamo a spedirli. Ma sei sicura che quello di Teens non ci sia? Sì, te l'ho già detto. Non manderò l'invito a Teens. Deve essere l'ultima a sapere. Lei è nuova di qui e sarà la sua prima festa a sorpresa. Ottimo! Sarà super divertente. Non vedo l'ora di vedere la sua faccia quando capirà che è l'ospite d'onore. Anch'io. Così? Come sto? Sarebbe più facile avessi le gambe. Wow, sì, hai visto? Favoloso! Pieno di maschere. Ciao ragazze, benvenute nel mio negozietto dove ogni scherzetto diventa perfetto. Come posso aiutarvi? Hai delle maschere da principessa? Ma certamente ragazze, le ultime sono appena arrivate. Vedrete, sono un amore. Evviva! Ebbene, quante ve ne servono? Beh, fammi fare i conti. Io e Fiorellina siamo due. Tre sono gli inviti che abbiamo mandato e sono cinque. E non posso dimenticarmi di prendere quella di Teens. Oh, fantastico. Quindi vi incarto tutte queste? Oh, sì, grazie. Le portate via? Potresti spedircela a casa? Ma certo, arriveranno in giornata. Ottimo! Mi segno subito l'indirizzo sulla agendina. Vedrai, arriveranno in un batter d'occhio. Vedo l'ora. Grazie, ciao. Che dici, dolci? Sì, andiamo a fare un pienone di dolci. Andiamo. Permesso? Salve signorina, come posso aiutarla? Ecco, prima sono arrivate delle mie amiche. Ah sì? E hanno fatto un ordine, però hanno sbagliato indirizzo. Mi hanno chiesto di venire qua e cambiarlo. Ma come si chiamano? Sia e Fiorellina. Ah, ma certo! Ah sì, ecco, ho proprio qui l'agenda con l'indirizzo. Ecco, va cambiato, ora le do il nuovo. Scriva... Ah, ok, va bene, le manderò lì. Grazie, eccezionale. Buona giornata. Buona giornata anche a lei e buon divertimento alla festa. Ah sì, sicuramente mi divertirò un sacco. Grazie, ciao. Ciao ciao. Allora con questo come sta? Vi piaccio come dottore? Volevo dire come principe azzurro. Sì, guarda quanti dolcetti lì. E senti che profumino. Ho già l'acquolina in bocca, ma mi stavo chiedendo, Teens, che gusti avrà? Oh, io lo so, adoro il cioccolato. Buongiorno ragazze, benvenuti alla pasticceria della ballerina, dove ogni cosa è divina. Oh, perfetto, è proprio il posto giusto. Allora, vorremmo dei dolcetti al cioccolato e con della frutta e poi dei cupcake. Ottimo, dammi l'indirizzo, te lo segno subito. Perfetto, grazie. Ottimo lavoro, Sia, siamo state veramente veloci. Non ci resta altro che tornare a casa, dobbiamo ancora decorare. Certo, andiamo. Buongiorno. Salve signorina, come posso aiutarla? Dunque, poco fa sono venuta a comprare dei pasticcini. Certo, mi sembrava completamente diversa. Davvero? Ah, me lo dicono tutti, cambio di minuto in minuto. Oh, che cosa strana. Sì, già. Senta, ho cambiato idea. Davvero? Non vuole più pasticcini? Ah, no, li voglio, ma li voglio ad un indirizzo diverso. Oh, d'accordo, allora venga, può aiutarmi a cambiarlo? Certamente, andiamo. Ah, miei bucanieri! 15 uomini su una cassa da morto!
Sembro più un gondoliere. E così, ignare del piano di sabotaggio di Teens, Sia e Fiorellina tornarono a casa per mettere a posto per l'indomani. Wow, guarda, siamo state bravissime ad addobbare. Che aria di festa! È vero, è veramente venuto splendido questo posto. Ma quello che non mi spiego è perché non siano ancora arrivate le maschere. Che i dolci! Già, sarebbero già dovute arrivare da un po' oramai. È vero. Sia, la festa non è pronta. Manca davvero tutto. Non mi era mai capitato. E a breve suoneranno i nostri amici. Oh, sarà un disastro. Sarà la festa più brutta di carnevale a cui abbiano partecipato. Non c'è niente. Beh, abbiamo le stelle filanti. Credi che si possano mangiare? Ma non dire sciocchezze. Oh no no, il primo campanello. E adesso che diremo? Ciao Unicorn, ciao Britney. Wow ragazzi, che favola questa sala! Sì, però stiamo ancora aspettando un po' di cosine. Beh, ma che problema c'è? Dai, aspettiamo insieme. Chi è? Saranno le altre invitate? Sì. Alla fine alla festa si presentarono tutte le invitate, ma mancavano davvero il cibo e le maschere. Sia iniziava a sentirsi in dovere di doversi scusare con le ragazze. Ah, ragazze, lo sapete, le mie feste sono sempre favolose, fantastiche, indimenticabili, super spaziali, però ecco, credo che questa sarà la peggior festa di carnevale della storia. Sia, in effetti è un po' un mortorio qui. Oh, mi dispiace davvero, ragazze. Beh, possiamo rimediare andando a mangiare un gelato tutti insieme? Beh, a questo punto perché non ci dirigiamo nella gelateria vicino alla casa di Teens? Lei doveva essere chiamata per ultima e dovevamo offrirle una festa sorpresa per carnevale, ma direi che... Che il piano è fallito? Ma sì, ragazze, chi se ne importa? Usciamo a festeggiare carnevale per strada? E va bene, ok, andiamo! Proprio mentre Sia e le altre andavano a cercare Teens per un gelato, alla ragazza sorse qualche dubbio. C'è qualcosa che non mi quadra. Non riesco ad essere felice per aver rovinato la festa alle ragazze. Dopotutto, che diritto avevo? E poi ci sono alcune cose che non mi tornano. Sono 5 in tutto, mentre qua ci sono 6 maschere. È davvero molto strano. E anche i dolcetti sono veramente troppi per 5 persone. All'aria proprio deliziosa, che profumo. Ma... cos'è questo? Ma è un bigliettino. C'è scritto alla nuova arrivata benvenuta Teens. Ah, era un dolce per me. Com'è possibile? Io non ero neanche invitata alla festa. Ma chi sta suonando? Fammi guardare dalla finestra. Accidenti, sono le ragazze. Come mai sono qui? Avranno capito che sono stata io, che c'entro qualcosa col sabotaggio della loro festa. Oh no. Ciao ragazze, cosa ci fate tutte qui? Teens, a dire la verità è successo un dramma. Oh mamma mia, mi sa che mi hanno scoperto. Dunque, siamo venute qui perché avevamo una festa sorpresa. Uffa, però è fallita. Abbiamo perso disastrosamente le maschere di carnevale. Volevamo fare una festa pazza per te. Cosa? Sì, sì, e poi sono spariti anche i dolci. Ma se becco quello che mi ha mangiato i miei dolci... Non è possibile, io... No! Accidenti, Sia, non ha preso bene questa cosa della festa saltata. Ma pare anche a me, è un po' esagerata. Adesso vado lì e parlo con lei. Sia, è meglio se vado io, ok? No, ho fatto una cosa così stupida, una cosa così orribile. Come faccio a dire che sono stata io a rovinare la festa per me, tra l'altro? Ehi, Teens, è permesso? Ma qua, cos'è successo? Queste sono tutte le cose che avevamo preparato noi per la festa. Sì, devo confessarti una cosa orribile. Ma come? Hanno sbagliato indirizzo, incredibile. No, sono stata io, mi dispiace tanto. Ho cambiato l'indirizzo per rovinarvi la festa. Cosa? Sì, ho sentito che non ero stata invitata e non l'ho presa molto bene, ecco. E quindi ho cercato di rovinare a tutte le ragazze questa bellissima festa di carnevale. Ma come hai potuto? Vabbè, insomma, probabilmente è stata colpa nostra. Devi esserti sentita esclusa, sei l'ultima arrivata. Beh, ti confesso che pensavo mi aveste scartato. Pensavo di essere vostra amica. Ma lo sei! E adesso come faccio a dirlo alle altre? Beh, sai che c'è? Andiamo giù e spostiamo la festa qua.
Nessuno dirà di no. E poi ci meritiamo un carnevale divertente. Vieni. Ma cosa sarà successo? Non scendono più. Stranissimo. Ehi, ma sento dei rumori. Dopo qualche minuto di attesa, ecco che scendevano le nostre LOL mascherate. E portavano anche le maschere degli altri. Ma com'è possibile? Quelle sono le nostre maschere. Fiorellina strizzò l'occhio a Tiz e iniziò a raccontare la storia. Beh, ragazze, non potrete mai crederci, ma hanno sbagliato indirizzo e hanno mandato tutto quello che avevamo ordinato noi per la festa a Tiz. Quindi, beh, sapete che c'è? Possiamo riprendere a festeggiare il nostro carnevale. Carnevale è salvo! Dietro la maschera di una principessa, Tiz si sentì commossa per l'aiuto dell'amica. Fiorellino, grazie, non dovevi mentire per me. Beh, l'importante è salvare la nostra festa. Però la prossima volta, quando avrai bisogno di aiuto, chiamami. Assolutamente sì, adesso siamo davvero amiche. Certo, tutte le LOL lo sono. E fu così che tutte le LOL indossarono le maschere della propria principessa preferita, andarono per la città a fare scherzetti e a mangiare alla fine il famoso gelato. Tutte si divertirono tantissimo a quel carnevale alternativo e anche questa festa non l'avrebbero mai e poi mai scordata. Yeah! Ragazzi, ho fatto una ricerca su internet. Sapete qual è il costume più alla moda per questo carnevale? Quello da unicorno! Perciò mi basterà andare in giro così come sono. Tutti crederanno che mi sono travestito! Ogni tanto avere il pelo colorato, un corno e una coda ha i suoi vantaggi. Fregherò tutti! E voi, da cosa vi vestite? Ciao amici, vado alla festa! Ci vediamo domani! Iscrivetevi al canale, mi raccomando! Ciao!